Salve gente, benvenuti in questa nuova puntata di Mad Father. Allora, mentre stavo camminando di qua, qui c'è stata una voce a caso e uno strano rumore. La porta si è aperta da sola. Controllo. Vabbè, ok, no, ma io non entrerei quella porta. Ok, verso l'inceneritore adesso. Però devo tornare indietro. Di qua. Ok. E adesso qui devo solo buttare la bambola maledetta. Un po' come l'anello del Signore degli Anelli. Ecco, stessa cosa, ma qua non c'è una bambola maledetta. Allora. Ah, ecco. Ciao ciao bambola, buon viaggio. Fatto. Ora che la bambola è sistemata, la barriera non ci dovrebbe più essere. Ah, mi sa che anche le bambole sono. Sì, anche qua le bambole sono morte. Perfetto. Beh, così non ho fatto tutto il giro. Ah, quel gatto si è mosso. Vabbè. Ho abbassato un po' il volume. Mi ero dimenticato di abbassarlo. Benissimo, raga, siamo giunti direi alla fine. Thank you.
Ok, vi salvo. Beh, raga, vi farò vedere il primo finale. Via. E la mini motosega è rimasta lì. Io mi chiedo perché cacchio la sai la mini motosega lì. Che bella questa specie di gemma. Ah, salvataggio. Vabbè, stavo qua. Allora, raga, qua e farò questo finale. Che poi forse sarebbe stato anche meglio questo finale. E più avanti vedrete anche il motivo. Forse si vede adesso, vediamo. A quanto pare no. Così. Poi c'è la cazzola piena di sangue. Allora, salvo qui, va, di calore si toglie, la porta non si apre,
Ah, ok, si è aperta. Ah sì, penso che sono un genio, eh. Se non basta la leva come si apre la porta. Vabbè, qui è passata un'ambulanza, spero che non si sia sentita, se si è sentita vabbè. Comunque purtroppo per Aya il finale cattivo capita lo stesso. Ovvero che diventa una bambola, solo che Maria a farla diventare così. E così si conclude il primo finale negativo. Quindi raga, questo episodio termina qui e nel prossimo si vedrà il secondo finale. Quindi ci vediamo!